Bella a tutti ragazzi, ben trovati in questo nuovo video, io sono il vostro Mr. Bistecca. E oggi ragazzi ci ritroviamo finalmente su Minecraft per il nostro terzo episodio, signori. Allora, da farvi vedere alcune cosine nuove. Allora, aspettate un attimo, fatemi ragionare. Allora, prima cosa, l'armamento. Allora, abbiamo letto una spada di ferro abbastanza buona, con percorso 2, aspetto di fuoco 1 e atterramento 1. Non c'è male ragazzi, abbastanza bene. Ragazzi, preferite incantare le cose di ferro perché quelle di diamante, per il semplice fatto che volevo sentire voi prima. Poi abbiamo la piccoccia di ferro, ragazzi. Ecco, questa fosse stata di diamante, mi avrebbe fatto più piacere, con durezza 3. Però va bene. Elmo con protezione dall'esplosione 1. Col saletto con durezza 1, quindi non c'è male. Poi abbiamo protezione 1 per i gambali di ferro, ragazzi. Ma sorprese delle sorprese, stivali con caduta della piuma 4, ragazzi. Mi è costato 30 livelli. Però ne vale la pena perché ora possiamo cadere da non so dove, ragazzi, non ci facciamo una ceppa di minchia. Meno male, benissimo. Allora, prima novità, a parte queste, qui dietro ragazzi, dietro al nostro monumento, nostro tempio, abbiamo una specie di ponte. Ragazzi, un po' improvvisato, fatto alla bella e meglio, molto molto rapido ragazzi, perché comunque volevo fare, diciamo, un qualcosa in questa zona. Però ragazzi, siccome non sapevo cosa fare, quindi diciamo nel prossimo episodio, quindi nel quarto, consigliatemi qualcosa da mettere lì di dietro, di qualsiasi genere ragazzi, sbizzarritevi, qualsiasi cosa vi piaccia vedere nel nostro mondo ragazzi, ditemelo. Ecco, intanto prende fuoco tutto ragazzi, e adesso voglio farvi vedere questo. Poi ragazzi, questa è una struttura così un po' improvvisata. Lì intanto c'è anche il mega buco, dopo ragazzi andiamo a ripararlo. E in pratica qui dentro c'è semplicemente il nostro deposito di merci. Allora, farlo non è stato difficile perché comunque il vetro non prende fuoco, quindi non è un problema. Anzi, l'ho voluto fare io in vetro, così si poteva vedere anche la lava che scorreva nel frattempo verso il basso. Fa questo effetto ragazzi anche molto carino. Appunto, qui c'è semplicemente il nostro deposito di roba con tutte le varie cose. Queste dovrebbero essere chest vuote. Poi abbiamo, beh, materia del Nether, pietre. Ecco ragazzi, i diamanti sono diventati nel frattempo 23, quindi sono cresciuti. E quindi consigliatemi cosa farci con tutti questi diamanti. Il ferro ragazzi, l'oro, insomma abbiamo un po' di cose messe qui. Tipo, non so, anche le armi. Ecco, qui abbiamo un piccone di diamanti. E vedete, questo c'ha durezza 1. Avrebbe preferito quasi l'incontrario: quello di ferro con durezza 1 e quell'altro con durezza 3 e efficienza 1. E ovviamente, ragazzi, non è stato difficile farlo. Ci ho messo semplicemente, appunto, i pezzi di lava. Anzi, quella è stata forse la cosa più difficile da recuperare. Allora, finiamo qui, ragazzi. O meglio, ricostruiamo qui la nostra pista con tutti i binari di ferro. Va bene così. Facciamo le scale. Ok, merda, va tutto fuori. No ragazzi, ecco, vedete, merda, attenzione, prendiamo fuori. Ragazzi, questo è il problema di farlo in legno sopra la lava, che qui da tutto fuoco, porca puttanissima. Oddio, la brace ragazzi, c'è la brace. Vada là, oddio, no. Beh, sì, vabbè, ciao. Oh, ragazzi, sta prendendo fuoco, come ridere. No, via. E buona, guarda lì, va tutto a fuoco, va a fuoco anch'io. Che casino! Ok, ecco. Mi volevo buttare nell'acqua, mi si spenge. No, ragazzi, è un casino. Aspettate un attimo, andiamo a prendere un attimo un'accetta. Tanto ce l'avrò sicuramente nelle armi. State scherzando, di legno, ma cos'è? Oh, ragazzi, incredibile. Vabbè, parte queste minchiate. Dai, va bene anche di legno, va bene anche di legno. Torniamo lì sopra. Boia, ragazzi, è sparito. Non c'è più pezzi di legno. Ecco, questo è detto, è scomparso sotto i nostri occhi. Minghie. Vabbè ragazzi, dai, ora farò qualcosa ragazzi e poi ci si ritrova. Allora signori, ho fatto questa struttura un pochino più strana, un pochino pare. Ecco, intanto c'è un creeper che ci rompe i coglioni. Attenzione, intanto vedete ragazzi, aspetto di fuoco è molto utile. Bello. Porca puttana. Vabbè, dopo ci penso ragazzi, ora mi sta fatica. Prima volevo farvi vedere questa nuova, diciamo, rotaia. Allora, questi nuovi binari piazzati così. Proviamoli subito ragazzi, prima vediamo se funziona. Ok, intanto si arrampica sopra e la notizia è buona, perfetto. Va bene, sopra ci arriviamo ragazzi, l'importante è quello. Vediamo un po' se qui
qui appunto ovviamente non ci sono affatto problemi, funziona tutto come prima, bene, benissimo. Ok, dice sono super epica e si va alla velocità della luce, ok, boom, incasate nella torcia. Va bene, scendiamo e prendiamoci il carrellino. Ok, allora piazziamolo qui dentro, benissimo. Ragazzi, niente, la struttura sicuramente così è un po' più strana. Forse anche più, cioè, o meglio, simpatica e più simpatica di sicuro. L'unica cosa è che è strana perché comunque prima era tutta lineare, adesso c'è questa specie di... Ok, la spada è volata via. Cioè, nel senso c'è questa specie di buco, però comunque simpatica e simpatica. Qui intanto abbiamo del carbone, prendiamolo che non fa mai male avere del carbone. Piazziamo tutti sti pezzi di terra. Ok. Ok. Niente, intanto c'è anche un burrazzo. Vabbè, poi tapperemo tutto. Niente, signori, direi che il video può finire qua. Come al solito, tanti pollici in su. Iscrivetevi al canale, condividete il video con tutti i vostri amici. Lasciate, ragazzi, sotto al video, ovviamente, un commento per farmi sapere cosa volete vedere in quella zona laggiù, che, ragazzi, appunto, abbiamo, diciamo, quella nuova piattaforma. Quindi appunto fatemi sapere cosa vi piacerebbe vedere costruito. E niente, ragazzi, direi che ci possiamo vedere domani con un nuovo video. Buona!